Amici di WeMotorsport, benvenuti e buonasera a questo nuovo episodio. Oggi siamo in compagnia di Giacomo Zannini, pilota della Supersport 300, e quindi grazie per aver accettato il mio invito e grazie di essere qui. Ciao, intanto grazie a te, è un piacere fare queste interviste ogni tanto, dai, è sempre un piacere essere chiamati. Ah, guarda, sono contento, non sarà la prima, te lo dico già. Bene, bene, tanto fa piacere, lo sai, quindi... Non sarà la prima, fa sempre piacere avere un tuo intervento, ecco. E quindi partiamo subito da... Sei già giovane, partiamo subito dagli inizi. E quindi, quando è cominciato l'amore per le moto? Allora, io... Se devo essere sincero, ho iniziato molto tardi a correre, perché allora, se parto proprio dall'inizio, mio papà intanto correva anche lui in moto, ha fatto il mondiale Superbike anni fa, quindi dai, la passione è nata da lì. Però io comunque col tempo non mi è mai interessato di praticare questo sport, perché io giocavo a calcio e... È stato più o meno, io adesso ho 24 anni, e è stato più o meno quando ho preso il 125, ho detto sai che però non è mica male, e il problema era mamma che non voleva. E dunque io ho iniziato proprio a correre, la mia prima gara l'ho fatta a 20 anni, che oltretutto è stata per una scommessa vinta con mio papà. E niente, quindi dai, io ho 4 anni che corro e vediamo adesso, cioè ho appena iniziato, quindi vediamo che si evolga per bene la situazione, ecco. No, assolutamente, e il bello è che ci sono mille sfaccettature, alla fine sono tutte delle sliding doors, nel senso che si comincia per caso e poi dopo da 125 uno dice ma sai che forse è questa la mia dimensione, forse poi è sempre l'hai sempre respirata in casa la passione per le corse, e adesso che ci sei dentro penso che adesso... stai recuperando il tempo perso. Esatto, sì, fortunatamente dai, siamo anche in poco tempo, siamo riusciti ad andare anche subito molto forte, dunque questo è un incentivo ancora grande, perché è logico che più ti trovi nel gruppo di testa più ti viene la voglia di impegnarti e di fare e di andare forte, quindi niente, adesso diciamo che a casa non si parla di calcio, eh. No, perlomeno mi piace, però 90 su 100 oramai... non si parla di calcio. No, per niente, infatti a tavola prima il discorso era le moto, logicamente. Proprio lo spazio cena e dopo si riparla di moto. Esattamente, quello ci vuole sempre, sì. No, come dicevo prima, ho iniziato proprio per una scommessa, perché io intanto in aprile mi sono laureato, che ho fatto l'università. Bravo. Però la mia prima gara è nata perché l'università che io ho fatto... era un numero chiuso, c'erano solo 15 posti per entrare. Dunque come papà ha detto, ascolta, facciamo una cosa, dai. Nessuno vuole che corro, però dai, logicamente se mi prendo l'università è un incentivo per dire io mi sono impegnato, sono entrato, fatemela fare una garetta. E mi avevano chiamato un mese prima dell'esame un team per sostituire un pilota, che c'era una gara del Mugello, del CIV, nella Supersport 300. Il problema è che
cioè, avevano chiamato mio papà, però io non avevo mai visto il Mugello, non avevo mai provato una 300, non avevo mai fatto una gara, quindi mio papà gli ha detto di no. E io invece ho detto, ascolta, facciamo una cosa, se mi prendono all'università, dai, me la fai fare, anche se non sappiamo come va, però me la fai fare. E vedi, è andata così che mi hanno preso all'università e il primo che ho chiamato è stato mio papà, e ho detto, papà, la scommessa l'hai persa, quindi adesso tocca farsi fare la gara. E così è andato, da lì è iniziata la mia carriera, diciamo così. Ma alla fine vedi che è tutto come ho detto prima, sliding doors, alla fine è la fortuna dei principianti, è un po' alla Casey Stoner, preso per caso e poi si sono trovati in mano un campione, uguale per te, mai visto il Mugello, però hai detto questa occasione è troppo per perderla, poi ho fatto il bravo, mi hanno chiamato all'università e adesso sei in moto e per fermarti bisogna buttarti per terra. No, no, adesso è un po' difficile fermarmi perché, dai, mi sto proprio divertendo adesso, infatti, come dicevo prima, siamo arrivati in pochissimo tempo ad un livello molto, molto alto e no, cioè, è impossibile pensare di fermarsi adesso. E poi ti ripeto, ho appena iniziato, cioè io come che veramente mi sento che ho iniziato da poco, quindi è una cosa che sono ancora lì che dico, beh, dai, mi sembra che sto correndo da tantissimi anni, in realtà se ci penso dico, boh, ma ho proprio iniziato l'altro ieri, cioè. No, Infatti, dai, è bello. di sicuro a tuo vantaggio c'è che comunque avere una laurea in mano fa la differenza e sono pochi piloti che hanno una laurea, forse Miguel Oliveira in MotoGP, che è l'unico laureato. Esatto, Ecco. è vero. Sì, E è vero, è vero. No, no, dai. quindi poi dopo fa anche con Samuele Cavalieri, che ho avuto il piacere di registrare un Sì. episodio, che vi vedete, siete anche vicini di casa e tutto quanto, fa la differenza perché comunque avete creato la vostra mini academy, cioè allenarsi con uno che corre nel Chief Superbike fa la differenza. Ah, fa la differenza, sì, poi io con Samu ho un rapporto proprio di amicizia che ci sentiamo tutti i giorni, usciamo tutti i giorni proprio indipendentemente dalle moto. E ieri sera era a mangiare a casa mia, per farti capire, quindi c'è, cioè, proprio abbiamo un rapporto proprio di amicizia vera. Fratelli Dunque, mancati. esatto, ma infatti, cioè, quello è bello ancora di più perché dopo ci troviamo anche in pista, quindi finiscono le prove, finiscono le gare, ci troviamo anche noi dai, per dirci com'è andato. È proprio un rapporto bellissimo. Infatti, dopo sicuramente accenderemo la PlayStation e giocheremo un pochino. E adesso siamo tutti presi da Formula 1 2023, siamo lì che facciamo delle bagarre anche lì, quindi c'è sempre in competizione. Sempre in competizione, ma siete fuori dalla pista siete amici quasi fratelli. Dentro in pista siete coach a vicenda, perché ognuno va a vedere in pista l'altro e quindi si danno consigli. E poi quando ci alleniamo facciamo sempre dei casini perché ti dico, la prima rottura di osso che mi sono fatto, me la sono fatta con Samuele, logicamente. Vabbè. Eravamo a Pomposa e niente, ci siamo buttati in terra, però mi è andata peggio a me che mi sono rotto una clavicola, ma vabbè, ne facciamo tutti i colori, ecco, però Come si è lì il dice, bello. nel bene e nel male si condivide tutto. Esatto. Sì. Quindi, Facciamo dei guai, ecco. vabbè, fa parte del gioco. Purtroppo, io ti posso garantire che in tutti gli sport, anche quelli meno, come per dire, ho fatto per anni basket, e ti posso dire che tornare a casa con lividi, che dici, ma è impossibile. Eppure, in moto si sa che quando cadi Ah, cadi. il conto, puoi avere anche l'airbag, ma il conto è sempre alto. Ah, sì, quello sì. E quindi, scommessa vinta, esperienza quindi al Mugello, presa al volo e. Al volo, sì. E dopo, niente, dopo quella gara lì,
l'ultima, quella era la penultima del CIV e l'ultima non l'ho fatta perché, sono sincero, non l'ho fatta perché iniziavo l'università. Dunque, tra una roba e l'altra mi ha detto no, dai, e allora ho iniziato l'università. Però dopo quel team lì, poi è il team con cui ho fatto il mio primo anno vero e proprio di gare, che è stato bello, ma allo stesso tempo è stata un po' una sfortuna perché è stato il primo anno di Covid e dunque il CIV aveva solo 4 round e io già non conoscevo quella moto lì. Le piste, oltre al Mugello, le altre avevo fatte solo alla PlayStation. Dunque dai, è logico, è stato un anno un po' di sofferenza, perché comunque c'è, cioè, primo anno di tutto veramente. Poi ti sei dovuto anche ambientare, anche soprattutto team nuove, facce nuove, ritmi nuovi, essere un po' strattonato di qua e di là, tra interviste, sì. Turni, guardare il foglio degli orari non solo una volta perché magari ti sei dimenticato che sei di fretta. No, cioè è stata un'esperienza che tutto nuovo, logicamente, cioè se una persona, un pilota normale inizia a fare queste cose da quando sei un bimbo, quindi da quando hai 6, 7, 8 anni, quello che è, io ho fatto tutto a 20 anni, quindi ho detto vabbè dai. Però devo dire che ho sempre vissuto questa cosa, cioè per me la novità, cioè mi sono goduto, anche se facevo fatica in pista, perché dai, facevo molta fatica, però avevo sempre sorriso, perché veramente sapevo che per me era tutto nuovo, tutto quello che veniva andava bene, e così è stato, cioè quello è stato, ecco. No, assolutamente. Io sono contento, ma perché l'hai voluto tu. Cioè, nel senso, sei stato tu che hai detto voglio correre. Non che ti abbiano messo in pista giovanissimo, perché molti genitori, sia in tutti gli sport, sia nel calcio che nel basket, che in tutti gli sport, soprattutto anche nelle moto, che diventano quelli che non sono stati, vogliono che i figli diventino. Sì, è vero. Quindi sono contento che tu abbia detto no, voglio correre, ma sia tu a volerlo. Sì, guarda, quello tutti pensano, che dicono è stato tuo papà, è stato tuo papà, però in realtà, guarda, è una cosa che dirò sempre: mio papà ha fatto ha corso, ha fatto il CIV, ha fatto il mondiale, quindi era uno di quelli che avrebbe potuto dire no, tu vai, ti metto in moto e fai quello. Invece ha proprio lasciato fare così, ha detto vuoi fare? Sì, non lo vuoi fare? Fai quello che vuoi, giustamente. E niente, detto, mi sono accorto da solo quello che volevo. Alla fine se uno col tempo capisce quello che vuole fare, quella passione, io dico sempre, molta gente mi dice ma è iniziato tardi, ma di qua, e la mia risposta è sempre quella, dico guarda, se una passione e ha voglia di arrivare, ci arriva l'obiettivo. Quello io dico sempre così, anche perché che inizi a 10 anni, che inizi a 20, dai, se hai la voglia ci arrivi, è inutile. Io sempre pensando a mio papà ha fatto la prima gara del mondiale a 31 anni, quindi adesso la gente si ritira a 31. Dunque ho la fortuna di avere avuto lui e avere lui anche come maestro, che mi dà questi aiuti e mi fa pensare a queste cose, ecco. Beh, di sicuro il papà è sempre il primo fan, è sempre quello che ti porta fuori verso l'evasione, è quello che ti fa sognare, perché è stato il tuo primo meccanico sicuramente. A lui tutto, cioè il meccanico va in pista, mi aiuta, mi dice guarda qua devi andare qua fai più così, cioè è quello che mi ha aiutato ad arrivare a tempi e a fare, cioè a tempi e prestazioni così velocemente.
perché certo, cioè, ha un'esperienza maturata negli anni sui campi di gara che non perché cioè, oltre al fatto che tuo papà, ma lo sai ascoltare perché ha un'esperienza che ti regola la moto, ti ha insegnato come si assetta, ti ha insegnato le traiettorie, ti dà i consigli, ti fa da coach e lo sai ascoltare, ma perché oltre ad essere tuo papà che lo ascolti, ma ha esperienza in pista, cioè sa di cosa parla. Esatto. Poi è logico, essendo mio papà, ancora più fiducia al 100%, dunque. Certo, c'è un clima di confidenza che ti aiuta anche a spingere e stare più tranquillo quando scendi in pista. Esatto. Poi 2020, quindi tribune vuote, nuovo team, facce nuove. 2021, mondiale. 2021. Almeno si sa dalla base che si è partiti. E diciamo che il 2021 è stato un anno un po' così, perché siamo partiti dal Mugello e in qualifica mi han buttato in terra e mi sono spaccato subito la clavicola, quindi alla prima gara, quindi se è stata diciamo una... Se il buongiorno si vede dal mattino... Esatto, e quell'anno lì si è proprio visto dalla prima gara. Perché è per caso la foto che hai su Instagram dove c'hai il braccio al collo? Esatto. Ok. E lì, cioè, avevamo iniziato subito bene, ci sentivamo bene subito, purché era il secondo anno per me, ma avevo già fatto un tempo che mi piaceva al venerdì. E dopo, dai, è successo quello lì e purtroppo la prima gara l'ho persa. La seconda era a Misano dopo 20 giorni e io ci sono andato dopo 16 giorni, non mi sono operato però, dopo 16 giorni sono andato in pista con la clavicola ancora un po' così e faccio la gara, in gara 1 mi buttano in terra ancora. Quindi c'è veramente quell'anno lì è partito che ha detto, ma porca puttana, dove siamo qua? Cioè uno pensa di fare le categorie dei grandi e poi alla fine ti rendi conto che anche dove c'è disciplina e dove si corre in un CIV, c'è praticamente dove non ci devono essere certe persone, ci sono tutte. Cioè alla fin fine... Quelle ci sono sempre. Mettici la sfiga, ma fino a un certo punto. Cioè, se uno non ti vuol venire addosso, non ti viene addosso, ecco. Lo so, però... Boh, diciamo che quell'anno lì è partito così. Dopo abbiamo avuto quelle tre gare infilate lì così, dunque io... Sai, le prime due, vabbè, dopo la terza ti riprendi un po'. Ho visto un pochino i risultati da metà stagione, ma è stato un anno molto molto buio. Però vabbè, sapevamo che anche lì ci poteva stare, ma anche perché è stato un anno che, in confronto all'anno prima, che c'è stato il Covid, hanno iniziato a girare anche molto più forte a livello di tempi. C'era molta più gente che correva e dunque è logico che è stato ancora più difficile per me, no? Non è stata una cosa graduale, ma anzi sono andato subito più forte. Hai molto più tempo per provare, c'erano molte più iscrizioni e quindi c'era tutto il, come si chiama, l'asticella si è alzata molto. Infatti quello lì, dai, è stato, penso, dei miei 3-4 anni di corse è stato quello un po' più difficile, se vogliamo chiamarlo così, mi sono rotto la clavicola e dai, è stato un anno un po' più complicato secondo me. Invece dai, l'anno scorso ho fatto un bello step, l'anno scorso si è visto proprio quello che stavo iniziando un po' a imparare. E infatti ho fatto
ho fatto la mia miglior qualifica l'anno scorso, che ero stato sesto in gara, anche in gara ho fatto la sesta posizione. E eravamo in 30-35 in griglia, quindi una griglia piena di persone. E l'anno scorso ho fatto un bello step, devo dire che è stato quello che mi ha fatto fare quel click, che mi ha detto dai. Però posso dire che ci sto anche io, ecco. No, è un incentivo, perché comunque la Moto3 è sempre affollatissima, è un po' come tutte le prime categorie, come era la 125 dei tempi, o esatto, era la Sport Production. Ci sono tanti ragazzi, il posto è sempre quello, ci sono sempre tre posti sul podio e una mandria di scalmanati, però è sempre bella, divertente, ecco. Però è poco tempo che corri, e quindi già che sei nella top 10, quasi in top 5 tutte le gare, non male. No, non è male, non è per niente male, anche perché dopo, se adesso valuto questa annata, proprio quest'anno come è andato, e i primi, allora, intanto partiamo dal fatto che comunque c'era Bruno Ieraci, che veniva da 4 stagioni al mondiale, e dunque sapevamo che, cioè, è uno che va forte. E c'è Matteo Vannucci, che anche lui è già alla seconda stagione al mondiale, ha già vinto l'italiano. Mattia Martella ha fatto il mondiale quest'anno, quindi c'è gente con tanta esperienza e che sai che vanno forte, perché cavolo, fanno il mondiale, vanno forte. E io, dai, anche a Imola l'ultima gara ho provato a starci attaccato, però nel warm up ho fatto terzo, in qualifica ho fatto quinto, quindi dai, vedersi lì dietro a loro che sembravano gli inarrivabili è tanta roba, ecco. Beh, poi dopo quello è sicuro, la velocità pura si vede che c'è, però comunque in gara, almeno io li ho viste dopo le gare mi sono visto tutto il programma di gara dopo, perché quel giorno lì lavoravo. E ho visto che praticamente c'era un gruppone che anche era difficile, perché quando cominci a sorpassarti tutto il tempo e cominci a trovare magari il pilota che vuole stare sempre davanti ma che è un pochino più lento, stacca il gruppo e dopo recuperare, esatto, e dopo recuperare, te lo spiego. Il fatto, quello che hanno loro secondo me in più, quelle persone che fanno il mondiale, che sai, io ho provato, ho fatto 3-4 giri e dopo ti danno quel tirotto di quel 4-5 decimi che ti porta a distruggerti, quindi ti stacchi, ecco. Dopo, il brutto delle nostre categorie è che si fa un gruppone gigante che anche se vai un po' più forte non ce la farai mai più a staccarti, perché succede il disastro c'è il casino tra sorpassi, una roba e l'altra, quindi basta, quando si viene risucchiato dal gruppo è finito. Sì, è finito, perché comunque è una categoria molto selettiva, perché anche il setup, il rapporto, la scia, cioè il rapporto non deve essere troppo lungo, cioè se ti vuoi fare una gara in solitaria un po' più corto, se vuoi fare una gara tutta in scia deve essere un pochino più lungo, perché sennò è limitatore, quindi deve essere tutta una categoria molto calcolata il setup. Sì, lì tutto, noi diciamo il pelo fa, esatto, perché è inutile, sono categorie che fa tutto, anche in qualifica è inutile, se non hai l'assetto, comunque hai qualcosa che senti che non sei sicuro, è già finito, non ci starai mai più attaccato ai primi. Però c'è da dire che tutti quelli che fanno la differenza hanno molta più esperienza di te. A quello sì, infatti ti ripeto, e
già i tempi che abbiamo fatto, cioè io ho girato quasi a mezzo secondo della pole che hanno fatto quest'anno al mondiale, cioè, per me è una soddisfazione molto grande, anche perché, cavolo, dai, sono tempi che contano. Il problema è che io ho provato a sovrapporre i tempi che hanno fatto l'anno scorso con quelli di quest'anno ad Imola, e hanno girato i primi tre, hanno girato 11 secondi più forte che la gara dell'anno scorso. Dunque, togli i loro tre, ti trovi, dai, si fa il gruppetto del CIV e non di gente che viene a fare quel card al mondiale, però questo, dai, si sa che ne hanno di più, inutile, altrimenti non farebbero il mondiale, io penso. No, no, certo, certo, vabbè, ma è solo questione di tempo. Alla fin fine, come l'hanno avute loro le chance, spero e te lo auguro che le avrai pure te. Ah sì sì, dai, lo spero anche io. E poi, quando uno dice correre, c'è subito il tasto dolente, che è il tasto dolente sono i soldi, gli sponsor. I soldi. E quindi ci vogliono tanti soldi, soprattutto quando hai detto no, voglio correre, e poi hai cominciato a capire che non è come racconta un po' la televisione, che sembra che i team ti pagano. No, purtroppo quello è il tasto dolente, che tutti dicono, ah, corri, chissà quanti soldi hai. Esatto. No, mi sa che hai sbagliato sport. lì, quello purtroppo è il problema, penso, quasi di quasi tutti, ecco. Perché, dai, chi non ha gli sponsor non va avanti, inutile. Io fortunatamente ringrazio tuttora gli sponsor che ho, perché un po' sono anche quelli che aveva mio papà, e, però ugualmente diciamo che tutti i miei sponsor sono tutti amici che sanno quanto io ci tengo e mi aiutano a portare avanti questa cosa che ho iniziato, ecco. Però quello è, penso che sia il problema di tutti i piloti. Quasi tutti, il 99% di questi problemi, diciamo. O ti chiami Stroll, che praticamente in Formula 1 ha tutto. In Formula 1 mi sa che sia ancora peggio la situazione. Ma no, è sicuramente peggio, però se ti, per dire, di solito un pilota si compra il sedile o si compra la sella per la stagione. Ah, sì. Addirittura il papà gli ha comprato una scuderia. Esatto, pensa te che fortuna, eh? Ecco, questo è proprio baciato dalla fortuna. Ha fatto bene, però. No, no. Se ce li ha, fa bene. Per carità, fa bene. Non ha ricambiato il talento, ecco. Però questo è un altro, però questo è un altro discorso. Esatto, però devi fare. No, è vero. Ci sono anche loro. Non ci puoi fare niente. Riempono la griglia. Ce ne sono tanti, dai, che corrono perché hanno i soldi, però. E si credono campioni. Lì. Ecco. Ah, quello sicuro. Ecco. E no, dai, penso che in tutti gli sport le spinte ci siano. Assolutamente. E non solo nello sport. Ah no, quello no, guarda. Quello, io che ho fatto l'università te lo posso confermare. No, anzi, forse lì è ancora peggio. Esatto, te lo dico, guarda. Forse lì è ancora peggio, sì. Con i test d'ingresso, le cose. Ah, fai conto che nella mia università c'erano 15 posti. Quando sono andato a fare l'esame, non mi ricordo chi, mi ha detto, guarda, ti dico la verità, molto probabilmente i 5-10 posti sono già occupati. Ho detto, perfetto, benissimo. Proprio, grazie, mi stai veramente cioè, dando un boost per impegnarmi. Sì, sì, erano proprio le parole che volevo sentirmi dire. Certo, vabbè, ho detto. Come, magari torni a casa e fai, com'è andata? Ah, guarda, benissimo, mi ha detto che ci sono solo 5 posti. Così. Esatto, ma non erano 15, vabbè. C'era un 1 di troppo. Esatto.
soprattutto il pacchetto tecnico, soprattutto della moto, e anche soprattutto in pista sulla parte tecnica. Come cioè, se te ne occupi anche tu, ovviamente non a smontarla, però se ti interessi o comunque come l'affronti anche nel meeting tecnico. Allora, diciamo che io quest'anno ero appoggiato dal team J-Angel con i ragazzi da loro e mi davano un aiuto con la gestione della moto. Partiamo dal fatto che logicamente io guardo sempre quelli sopra di me, nel senso i team. Quelli più in alto di me, quindi adesso penso un Prodina, comunque al team Yamaha che di Vannucci, così è logico che facendo il mondiale hanno un pacchetto tecnico che è perfetto, anche perché sono seguiti da tutti per far andare al meglio la moto, anche perché sicuramente faranno anche degli sviluppi quando sono al CIV. Io allora, intanto ti dico la verità, ero scarsissimo nella meccanica, cioè proprio non capivo pochissimo. Però allo stesso tempo mi sono messo lì perché se vuoi andare forte penso che devi capire le sensazioni della tua moto in primis. Infatti, dai, dal primo anno che ho iniziato ad oggi riesco molto, mi sono messo lì, riesco molto a capire le sensazioni della moto quando scendo. Io il primo anno è stato quest'anno che avevo la telemetria, cioè, gli anni scorsi non ce l'avevo, infatti andavamo un po' a occhio, se possiamo dire così. E quando scendo sono io il primo a dire: guarda, la moto mi faceva così, così, così. Posso vedere se è vero, giusto per capire se anche io capisco realmente le sensazioni giuste della moto, perché magari mi dava una sensazione, io pensavo fosse una cosa, in realtà è tutt'altra cosa. Quindi sono molto testardo da questo lato, però penso che sia una testardaggine che fa bene, perché dai, sapere la tua moto come va, come non va, ci vuole. No, beh, certo, tu vuoi andare fino in fondo, ma un po' come tutti, nel senso che dici, guarda, io sento tutto questo, però fammi capire se quello che sento è veramente effettivo, È cioè vero, praticamente un esatto. double check. Esatto, anche perché, ti ripeto, i chilometri che ho rispetto agli altri sono sempre pochi, perché ho iniziato tardi, tutto quello che vuoi. Quindi devo far tutto molto più velocemente rispetto agli altri, devo imparare prima delle cose, cioè devo sforzarmi a sbrigarmi, ecco, se voglio arrivare. Beh, questo sarà sempre a tuo svantaggio, il tempo. Quindi dovrai sempre andare, non dico di corsa, però gli altri Quasi. gireranno sempre di più. Diciamo che avendo vicino figure tipo come tuo papà, Samu, che corre con te e ti spinge, Sì. No, no, diciamo che. infatti. L'H, tipo come anche facciamo un esempio più grande, Valentino con l'Academy, non staremo vedendo adesso che talenti italiani, nel senso, nella Esatto. massima No, no. serie. Quindi ha È valorizzato vero. questo, adesso grazie, col senno di poi tutti bravi. Quindi per dire che prima ti allenavi, ma sì, così, adesso che hanno visto come funziona l'allenamento, cosa funziona per arrivare su in alto, adesso tutti che perseverano la causa, e si è visto Sì. che si arriva molto più facendo le cose giuste. Cioè, alla fine allenandosi, ok, la palestra, ma anche divertendosi in moto, e poi uno che spinge l'altro, una comparativa di ragazzi, vedi che alla fine apprendi dei meccanismi e apprendi delle nozioni che fanno la differenza. Sì, quello sicuramente. Noi in moto, anche quando ci alleniamo, possiamo sempre girare in 3, 4, 5, così, quindi è divertente, ma allo stesso tempo è molto, ma molto allenante, perché comunque si gira in un bel gruppetto che tutta gente che va forte, ti diverti, ma ti ripeto, allo stesso tempo rende molto come allenamento.
perché poi nessuno vuole sempre star dietro. C'è sempre la paga che è sempre lì in agguato. Quindi siamo sempre lì, siamo tutti amici, ma quando c'è lì dentro che tira giù la visiera, sì, non si guarda in faccia a nessuno. Ognuno non vuole mai vedere la parte dietro. No, quella mai. C'è sempre la paga che è in agguato. Aleggia. Sì, sì, sì. E adesso quindi i tuoi. Cioè, io ho visto il reel che era bellissimo, quel reel di Instagram, sì, dove eri in griglia con tua mamma. E sì, quindi come gestiscono i tuoi, che è la tua carriera che è cominciata effettivamente? Cioè, non è più una gara isolata e vediamo. Cioè, adesso è proprio una carriera, quindi... Mio papà mi segue sempre. Lui parte con me dal mercoledì e sta con me. Lui, cioè, non riesce a staccarsi, ecco. Infatti anche durante la gara fa una maratona tutte le volte avanti e indietro, perché non riesce a stare fermo. E a differenza, allora, mia mamma era la terza volta, penso, che veniva a vedermi. È stata, allora, la casualità è stata la prima volta l'anno scorso ad Imola, che mi stavo giocando il sesto posto e all'ultimo giro, all'ultima curva, alla variante bassa sono caduto. Quindi, vabbè. La seconda volta che è venuta è stata quest'anno a Misano, che è stata la prima volta che mi giocavo la gara o il podio, comunque, perché è stata la prima gara che sono stato lì davanti, quindi bello, è stato molto bello. E questa è stata la terza volta qui a Imola, che anche qua, secondo me, come dico tutti, è stato un weekend che, cioè, per me è stato bellissimo, perché a livello di tempi siamo andati sempre forti. Dopo, vabbè, la gara è andata come è andata, gara 1 mi sono mangiato il quarto posto, ma vabbè, comunque. Dai, nelle tre volte che è venuta ha sempre lasciato il segno. In più, adesso sembra una fatalità, era la prima volta che veniva in griglia di partenza e per caso veramente hanno fatto quel video che sta girando su Instagram, e ti giuro che è una settimana che l'ho messo e non so, sono quasi a 1 milione di visualizzazioni, cioè sembra una cosa fatta apposta, che lei sempre voluta stare nelle retrovie, vedi, poi metti un video e basta, tutti la scoprono subito. Assunta, sì, come amuleto, sì, assunta, sì, assunta. Esatto, è lei a posto. Assunta. Basta, ombrellina, addetta stampa, assunta. Tutto, vero? Tutto, se porta bene, tutto. Però, no, dai, logicamente, come tutte le mamme, penso che abbiano sempre paura. In più lei si è anche... ha avuto anche mio papà che correva, quindi... Ah, quindi è allenata? Non tanto. Pensa che quello è un allenamento che non è difficile tutte le volte. No, vabbè, avendo già avuto tuo papà che correva, cioè sa già i rischi. Poi fino in fondo uno non ci crede fino in fondo dove si può arrivare. Ai rischi. Ah, no, è vero, ovvio. Però... Però dai, diciamo che... Sa che puoi tornare a casa un pochino più leggero. Lo sa, quello lo sa. Cioè, più di una volta sono tornato a casa. La prima volta che mi sono fatto male stavamo andando all'ospedale, eravamo io e mio papà. Allora mi dice mio papà, dai, chiama la mamma, diglielo. Vabbè, dico, porca, ci sono dentro, adesso quando torno è finita. Allora vado, mi dà il telefono, fa uno squillo il telefono, io sento pip, e io metto giù il telefono e faccio, non risponde, che sfortuna. Quindi dai, però ripeto, non pensavo, ma anche lei adesso vede quanto io ci tengo a questa cosa, quindi come tutte le mamme mi è vicina, mi supporta, quindi dai. E poi mi vede lì davanti, mi vede che sono contento, che sono felice, dunque è felice anche lei. No, è bello, perché alla fin fine
Tifosi sì, ma come ho detto prima, tifosi sì, ma con coscienza. Cioè, nel senso, non sono stati loro che ti hanno messo in sella da No, piccolino no, no, per no, no, no. forzarti, ma è stata una scelta tua. E poi, vabbè, non dico che è stato più facile il percorso perché tuo papà correva. Però comunque, sapendo già che tuo papà correva, sai, magari qualcuno in autodromo lo conosce così, e Madonna. quindi le persone giuste nel team, diciamo che lui le conosce e quindi ha un po' tastato, un po' selezionato per metterti in un Sì, team sì, giusto, sì, per sì. far sì che tu abbia una moto buona, delle persone brave e tutto quanto. No, no, da quel lato lì veramente posso andare avanti ad occhi chiusi che fiducia al 100.000%, Eh veramente. no, fa tanto, Sì, infatti adesso dai, ci stiamo un po' muovendo anche per il prossimo anno, sta un po' guardando cosa si potrebbe fare. eh? Allora, diciamo che la cosa che è sicura, ovviamente non lo diciamo qui, perché, vabbè, non lo diciamo, però è sicura se è ancora in Supersport 300. Allora, Ni, sì, ni, ni, ni. cioè ci sono un po' di pensieri, dai. Urca. Urca. Ci stiamo guardando, stiamo guardando. Quindi no, abbiamo detto tutto senza dire niente. Quindi No, 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 io non ho fuochi detto niente, non ho detto fuochi niente. d'artificio. Diciamo, sì, può essere no, ecco. Va bene. Quindi è ancora tutto un forse. Va bene. Però già che si sta parlando, è meglio che non si parli. Ecco. Di sicuro in moto ci sono. Oh. Ed è questa la cosa che Quindi. volevamo sentire. Quindi, fino qua, dai. Al massimo, se ci va male, vado con Samu a fare. Abbiamo fatto l'endurance con le Vespe, io e Samu un mese fa, quindi mal che vada. Vabbè, ma Andiamo a fare le gare con le Vespe. poi Samu ha fatto anche il vero endurance. Ha fatto l'endurance Lui a sì. Suzuka. Quindi Sì. l'anno prossimo io so che Aprilia entra nel mondiale Endurance. Se Stando la regola. non so, mandategli il bigliettino da visita. Cioè, se gli servono due piloti, andate a correre nell'Endurance. Ah, magari. Tanto abbiamo ancora su con le Vespe, sempre gruppo viaggio, quindi Ah, beh, siamo a posto. vedi, tutto in famiglia. Sì, è tutto studiato. Ma poi ti dicono: ma hai corso con una Kawasaki? No, io? No, beh, No, dai, quindi comunque. lui l'Endurance vero l'ha fatto. Poi vi siete Lui sì. divertiti anche sulle Vespe, quelle che vanno. Belle Boia, belle vanno sì. lavorate. Vanno sì, veramente. Ah, è stata una bella esperienza anche quella, Madonna. La rifarei subito. E beh, la prossima gara delle Vespe quando È il prossimo anno. quindi sì. Adesso. Sono come tutte le Vespe, vanno in letargo. Sì, esatto, fa freddo adesso. Quindi. Però il problema è che la prossima è una 24 ore, quindi un pochino più lunga, però vabbè, Urca, 24 ore, bella. No, dai, è lunga ma è bella. Però due piloti non bastano. No, Quindi. no, 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 due no. Dobbiamo cercare un altro po', facciamo uno squadrone, facciamo. Ti vedremo in EICMA? Sì, ancora non so che giorni, ma ci sono. Ok. Poi dopo spero che ci sarà il sabato, perché io sarò lì il sabato. Ok, io non lo so, sto ancora decidendo, molto probabilmente farò 2 giorni per quello. Beh, voi fortunati Dunque. avete i giorni degli operatori, quindi andrete a vedere tutta la moto. In mezzo, non in mezzo al casino, ecco. Appunto che mi sa che io vado prima. Maledetti. Però giusto, è giusto così, è giusto così. Ah, dai, dobbiamo andare a fare un po' di chiacchiere, No, quindi ci vuole. un po', È un pochino, ecco. Come si dice, public ti ho detto. relation. Esatto. E ti ho detto, dobbiamo andare a parlare per il prossimo anno, altrimenti qui.
No, no, se non lì dove? Che ci sono tutti? Esatto. È il punto di ritrovo di tutti noi lì. È giusto così, è la vostra oasi. Esatto, non, esatto. Non solo vostra, per voi è la vita, noi lì sogniamo. Ma anche noi sogniamo. Noi lì sogniamo, cioè, quando sali su una moto vorremmo farci arrestare e dire io qui non scendo. Tiri dritto, vero? Sì, sì, ma di pari passo. Però è quello il bello. È solo una volta all'anno e poi dopo dobbiamo anche lì noi aspettare l'anno dopo. Esatto, come tutte le cose bisogna aspettare, dopo sono più belle. Quindi, ultimi 10 minuti e poi ti congedo e ti dico grazie. Quindi, facciamo la lista degli obiettivi. Obiettivi targati 2023. Allora, cioè gli obiettivi che vorrei io per il prossimo anno? Assolutamente sì, obiettivi 24. Ti dico, in primis, ancora ti ripeto, non so cosa farò il prossimo anno, però vabbè. Se dovessi rifarla a 300, è logico che il mio obiettivo / sogno sarebbe almeno fare una gara del mondiale, perché avendo visto quest'anno com'è andata, penso che dai, farei la mia sporca figura lì in mezzo. E è logico che, allora, se rifaccio la 300 mi piacerebbe farla da stare, adesso non dico a podio tutte le gare, ma comunque giocarmi almeno le prime 5 posizioni tutte le gare, come dai, già quest'anno mi sono giocato sempre le posizioni davanti, però mi piacerebbe fissarmi l'obiettivo di stare almeno nei 5 nella fine della classifica. Se invece dovessi fare il passaggio di categoria e andare in 600, invece lì è tutto un altro discorso, perché dai, sarebbe il primo anno con la 600, dunque è logico che dovrebbe essere un anno difficile di apprendimento, quindi dopo lì tutto quello che viene è buono. Come ho fatto comunque 4 anni fa, che mi sono fatto il mio primo anno, che ho preso delle gran sportellate e ho sofferto, però dai, alla fine ad oggi sono arrivato a giocarmi le prime posizioni, quindi come dicevo prima, volere potere. Ma sarebbe il momento di raccogliere, adesso che hai seminato in 300? No, ma infatti... Sarebbe il momento di prendere. Esatto, l'obiettivo principale è quello. Sì, esattamente. Sarebbe. L'obiettivo principale è quello e... Detto, è tutto ancora un forse. Purtroppo nelle moto arrivi a ottobre che la maggior parte delle volte dice adesso il prossimo anno che facciamo. Quindi dai, a me piacerebbe mettere giù quello che ho raccolto in questi anni, ecco. Staremo a vedere, dai, prima o poi vedremo il comunicato e capiremo. Sì, dai, con calma, però speriamo prima che poi, perché sta moto devi pur provarla. Stare così senza sapere, senza avere una cosa decisa, non è bello. No, per niente. Alla fin fine la tua cava l'hai usata l'ultima volta. Quindi... Sì, ma poi io mi alleno anche con quella, perché ho 400 da allenarmi, dunque. È mia, ce l'ho, quindi siamo a posto. Adesso vado a girare anche se ci sono 10 gradi, che va più che bene. Tanto l'importante è stare in moto. Sì, non con 10 gradi già sei... Sei un po' al limite, perché comunque fa freschino, cioè nel senso non sono prettamente le temperature di asfalto per... Ah no, quello no. Però non essere in moto e essere in moto la differenza la fa. La fa sì. E l'inverno purtroppo è lungo, quindi
Bisogna andare finché il tempo lo permette. Quindi adesso poca moto, o comunque moto, ma a differenza dell'asfalto, voi, non so, oltre che il 400 avete Mutard Cross, lo fate? Allora, io no, io ho solo il 400 da allenarmi, avevo un cross ma non, cioè, l'ho usato un anno, poi l'ho dato via perché sinceramente non mi piace, faccio niente, come tutti gli altri, tanta palestra, bici da corsa, corsa e basta. Si sa che i mesi più freddi, logicamente, o hai il motore da cross, altrimenti niente. Cioè, ma non mi piace tanto, veramente. Non, è una cosa che non mi ispira. No, beh, certo, non è nulla di forzato, nel senso che un po', no, no, un po' serve, un po' va di moda, però se una cosa non piace, non la fai. No, esatto, non deve piacere, quindi. Quindi niente, piuttosto mi faccio i miei 2-3 mesetti di allenamenti al di fuori, auguri. E via. Numero... Eh sì, eh. Certo, gioco a Formula 1 con Samuele nel simulatore, alla PlayStation. Facciamo braccia almeno. Sì, sì, ah, guarda. Ah, proprio simulatore. Beh, ovvio, abbiamo tutti il volante, siamo tutti ufficiali. Ah, no, no, io pensavo invece... classico joystick, invece qui no, siamo no, proprio no, siamo ufficiali, siamo proprio a un altro livello, proprio sim racing qui. Sì, vabbè, sim racing da poco, non ti credo, però beh, ma comunque non è classico joystick, c'è proprio no, esatto, competizione alta. Ah, no, sono tutti gli assetti da studiare, ma è una cosa seria, è una cosa seria. No, no, immagino, che poi dopo gioco fino a quando la play è spenta. Poi quando comincia a essere acceso, che cominci a non performare, che non è come vuoi tu, la differenza tra realtà e gioco è sottile, ti incazzi se non va. L'ultima domanda, il numero di gara, da dove è uscito? Mio papà aveva questo numero e ti dico anche come l'ha scelto perché mio papà correva inizialmente con gli scooter e aveva vinto l'italiano di scooter e era andato a fare l'europeo alla finale ed era al Red Bull Ring e era primo, mancavano due giri, ha preso il corpo all'interno col ginocchio e quindi si è spaccato il ginocchio ma senza cadere, però sì, e dunque è entrato in box il giro prima e così ha perso l'europeo, in poche parole. Il problema, dove sta questa storia, è che dopo 2 mesi si sarebbe dovuto sposare con mia mamma e dunque hanno dovuto rimandare il matrimonio, quindi era rimandato il matrimonio e da lì aveva detto basta, non corro più, perché mia mamma non voleva, non corre più, ma vabbè. Quindi cosa ha fatto? Ha portato, dopo un paio di anni, ha portato un ragazzo a correre nella Sport Production che facevano con le 125, con le SP. E ha portato sto ragazzo a fare i test a Misano. Peccato che quello del team ha detto: ascolta Beppe, vai a fare un giro. Quindi ha fatto un turno anche mio papà e ha girato subito più forte del ragazzo. Dunque il team manager gli ha detto: guarda, io ti prendo il tuo ragazzo che mi hai portato, però devi correre anche te. E quindi diciamo ha fatto il contratto di nascosto perché mia mamma non voleva. Dunque il 29 è nato che per provare a convincere mia mamma, mentre era lì gli ha detto: ascolta dai, mia mamma si chiama Cristiano, gli ha detto: dai Cristiano, ascolta, devo dirti una cosa. Allora, cosa? Mi sono iscritto al campionato Sport Production.
Allora lei è incazzatissima, mio papà l'ha guardato con nonchalance e gli ha detto: no, ma ho scelto il 29 come numero, che sono i tuoi anni. Quindi il 29 è nato da lì, che erano gli anni di mia mamma, di quando mio papà ha provato a convincerla a farlo correre, ecco. E comunque poi quell'anno mio papà ha vinto la Sport Production, che dopo da lì è andato in Superbike e così. Diciamo che era un modo per tentare di convincere che... Non è tanto andato a buon fine, cioè nel senso... è andato, però... Dice, ormai ha firmato, ma non so cosa ha firmato, però mi ha detto che corro. Lui ha firmato, quindi ha firmato. Io ho firmato, però non so, mi hanno detto che corro, devo correre, non lo so, io vado. Esatto, così è stato più o meno così. Così. Sai, la penna scriveva. Esatto. È partita la mano. È partita la mano, non cioè, andava da sola, poi sai com'è. Esatto, più o meno è stata così, possiamo dire così, ecco. Quindi il 29 sono gli anni, quindi 29 non si cambia. Se dovessi vincere, metteresti l'1? Sì. sì, io sì. Ah, ok. No, tanto perché ormai va di moda. È una cosa che mi piacerebbe, sono sincero. Non metterlo, poi... se lo metti non devi cambiare categoria. Esatto. Perché se cambi categoria riparti dal 29. Vabbè, non era un problema quello lì. Se vinci, dopo sarà il pensiero dopo, se cambi categoria. Volevo praticamente punzecchiarti per dire, lo metti, però se cambi categoria non lo metti più. Ma tanto se dovessi vincere il prossimo anno, poi dicono che da 300 non si sa ancora quanto duri, quindi... Ultimo a vincere con la 300, ti immagini? Non sarebbe mica male, però. Non male. Di sicuro rimane qualcosa. È come quando uno c'ha il record in una pista e poi la pista la cambia. E poi non corrono più. Esatto. Il record è salvo. Non sarebbe male. Non sarebbe male. Quindi... No, per niente. Adesso ci pensi, dici, guarda, voglio essere iscritto nella storia, voglio fare la storia, poi la cambiano. Non sarebbe mica male. E quindi rimaniamo che ci faremo, come si dice in gergo, le faremo sapere. Esatto, le faremo sapere, niente, dai. Quando decido te lo dico, almeno facciamo un'altra chiamata. Assolutamente. Magari coinvolgiamo anche Samu. E quindi facciamo... Volentierissimo, abbiamo già fatto un paio di anni fa anche... Era quando c'era il lockdown, abbiamo fatto una chiamata insieme, un'altra intervista... C'è da ridere sicuramente, credimi. E allora guarda, non aspettiamo più avanti, ma l'organizziamo a breve. Visto che l'organizziamo a breve, magari vengono fuori aneddoti di sportella. Quello sicuro. E allora ci divertiamo, basta. Assunti. Sì. Perfetto, mi piace. Quindi basta, siamo contenti e ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie della chiacchierata, è stata bella, piacevole, almeno io mi sono divertito. No, anche io moltissimo, veramente. Perfetto, e ti lascio alle sportellate di Formula 1. Esatto, perché adesso vado a allenarmi che qua, la stagione invernale inizia. La stagione inizia, bisogna essere le prime interviste, i piloti devono essere professionisti. No, perché mi hanno detto, allora... Sono stato fino alla fine di Imola che mi hanno detto no, d'altronde i chips così, devi stare in linea, col mangiare, di qua. Vabbè, ho detto. Adesso tra 20 giorni mi inizia già l'altro campionato di Formula 1, qui è una stagione dietro l'altra, è una cosa psicologica molto difficile. Quando uno è pilota, anche quando dorme è pilota. E va bene così. Dai, grazie mille veramente. Grazie a te, ti ringrazio. Dai, alla prossima. Ci sentiamo breve allora. Questo è sicuro.
Sicuro, guarda, quindi coinvolgo, la prendo in parola, coinvolgo anche Samu. Ma oltretutto mi ero dimenticato, domani sono con lui in radio, siamo in una radio qua che è una radio che è il mio sponsor, siamo vicino a noi, quindi così. A E via. Grazie mille. te, ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao.